L'IPLA, Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente, è una società per azioni a totale capitale pubblico che ha come azionista di maggioranza la Regione Piemonte. Gli altri soci sono la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Comune di Torino. L'IPLA svolge un'attività di ricerca, sperimentazione e di supporto tecnico-scientifico nelle politiche di tutela, pianificazione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico. Tra le attività, l'IPLA svolge la funzione di servizio pedologico della Regione Piemonte e fornisce il supporto tecnico per la conoscenza, la pianificazione e la gestione dei suoli regionali. Intanto l'IPLA è una peculiarità nelle società che si occupano di suolo a livello nazionale. Altre regioni non hanno una SPA come la nostra, partecipata dagli enti pubblici, che ha la funzione di servizio dei suoli. Quindi questo è un vantaggio per il Piemonte, che dal 1979 ha persone che sul territorio vanno a rilevare i suoli e vanno a verificare, direi metro quadro per metro quadro, quali sono le caratteristiche dei suoli regionali, individuando centinaia e centinaia di tipologie diverse con potenzialità diverse che vengono riportate su cartografia. Quindi un po' come quello che accade per le carte geologiche che un po' tutti conosciamo. Noi realizziamo carte dei suoli che, con una classificazione americana molto tecnica, definiscono quali sono le caratteristiche dei suoli differenti. Parliamo di capacità di trattenere l'acqua, di quantità di sostanza organica diversa, di presenza o assenza di ghiaie, di maggior presenza di sabbie, di fertilità e via dicendo. Le riportiamo sulla carta e queste carte le rendiamo disponibili alla Regione Piemonte, ai nostri soci, alle associazioni di categoria, agli imprenditori agricoli e ai cittadini. Le carte di capacità d'uso dei suoli sono uno strumento applicativo che traduce in termini tecnici semplificati la complessità della classificazione tassonomica dei suoli. È un metodo americano che viene utilizzato in tutto il mondo e quindi è un linguaggio comune che serve proprio per classificare il suolo sia a fini dell'agricoltura, sia a fini della forestazione, sia ai fini della pianificazione dell'urbanistica. Faccio degli esempi: l'inquinamento delle falde può essere maggiore o minore in base alla qualità del suolo che sta sopra quelle falde. Alcuni suoli filtrano molto bene gli inquinanti e quindi purificano l'acqua mentre attraversa il suolo. Altri suoli invece sono un po' dei colabrodo e quindi l'acqua cade e entra nel suolo e arriva rapidamente in falda, trasportando gli inquinanti anche in falda. Alcuni suoli hanno potenzialità molto grandi per alcune colture agricole, pensiamo al riso, pensiamo al mais, pensiamo al grano, che sono alcune delle colture più diffuse nel nostro territorio. Altri suoli invece hanno potenzialità minori e noi riusciamo con queste carte a dire e a consigliare quali suoli utilizzare per determinate colture. L'Atlante pedologico, prima ancora che ci fosse, diciamo, la diffusione sul web grazie alle piattaforme che comunque a livello tecnologico informatico non sono da molti anni disponibili, bene, questi atlanti sono delle riduzioni delle carte al 50.000 a una scala più, diciamo, operativa di campagna. Quindi abbiamo reso disponibile, la Regione ha reso disponibile questo strumento a tutti, gratuitamente, tutti i tecnici. Sono cartografie che sono plastificate, si possono quindi portare in campagna senza danneggiarle, sono perfettamente riconoscibili tutte le topografie locali e danno immediatamente l'informazione di cui si parlava prima, cioè tipo di suolo, fertilità del suolo, rischio di erosione, di perdita di sostanza organica e altre qualità del suolo importanti per il tecnico che deve fare i piani di gestione a livello locale. Altre tipologie molto conosciute in Piemonte sono quelle relative alle potenzialità sul tartufo. Il tartufo è uno degli elementi che attirano maggiormente dal punto di vista anche del turismo enogastronomico, come si dice adesso, però è una cosa vera, c'è una filiera molto importante. Noi diciamo
e individuiamo quali sono i suoli che hanno maggiori o minori potenzialità anche per la produzione di tartufi. Sono dati di base che vengono messi a disposizione e che vengono utilizzati ormai da decenni da molteplici settori della regione, che sia dell'agricoltura che sia dell'ambiente. Questo è un po' quello che l'IPLA fa come servizio dei suoli della regione, ma in generale direi come servizio che fa alla collettività per indagare una delle risorse più importanti e più sconosciute, che è proprio il suolo. Sicuramente dall'inizio degli anni 2000 IPLA, il nostro settore, ha già registrato attraverso le centraline che utilizziamo noi appositamente per il monitoraggio, ce n'è una anche qui in IPLA, che monitora temperatura e umidità del suolo in tempo reale, e quindi online io posso controllare tutto quello che succede nel suolo a livello idrologico, quindi abbiamo, diciamo così, il segno del cambiamento. Bene, il problema qual è? È l'intensità delle piogge, perché a livello annuale grosso modo le quantità sono le stesse, però sappiamo tutti che quando piove adesso piove con un'intensità, diciamo, tropicale, e quindi l'impatto delle piogge sul suolo è diverso rispetto al passato, e questo significa un rischio maggiore di perdita di fertilità e di erosione, che sono i problemi di cui parlavo prima. Quindi in realtà il suolo reagisce male al cambiamento climatico, e quindi la protezione del suolo è diventata chiave per poter mantenere la fertilità e la risorsa suolo, che è fondamentale sia a livello delle produzioni agricole sia appunto a livello di protezione del territorio. IPLA ad oggi è composta da 43 dipendenti complessivamente, 29 di questi sono dei tecnici. All'interno di questi 29 tecnici specialisti ci sono 5 pedologi che lavorano quasi a tempo pieno sul tema del rilevamento e dell'interpretazione dei dati sui suoli. Poi ci sono anche ovviamente altri lavori che vengono legati e non sono direttamente legati al suolo, che svolgono questi tecnici. Le risorse sono essenzialmente risorse che arrivano dalla Regione Piemonte e che arrivano dal Programma di Sviluppo Rurale, dal PSR. Durante gli anni queste risorse sono cambiate, sono aumentate o diminuite in base alle esigenze e alla sensibilità dei funzionari e dei politici che si sono succeduti, ma nella sostanza dal 1979 ad oggi, quindi in questi quasi 40 anni, perché l'IPLA compie 40 anni fra un anno esatto, il rilevamento è andato avanti, e oggi abbiamo tutta la pianura e quasi tutta la collina rilevata a scala 1 a 50.000, quindi una scala abbastanza di dettaglio, e tutto il Piemonte rilevato a scala 1 a 250.000. I mezzi che utilizziamo sono, per il rilievo, banali mezzi di scavo, vanghe, pale, quando si tratta di andare in montagna o in collina, oppure ci facciamo aiutare in pianura da mini escavatori per riuscire ad arrivare al metro, metro e mezzo, due metri di profondità, che è la profondità alla quale andiamo a indagare gli strati di suolo. E poi abbiamo i laboratori in casa all'IPLA che fanno le analisi sulle caratteristiche chimiche e fisiche dei suoli.